temi dell'umano. La narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Una chiusura d'anno, questa del 2016, molto particolare ed importante per il professor Piero Boitani, docente di critica letteraria e di letteratura comparate all'Università La Sapienza di Roma, che il 17 novembre ha ricevuto il prestigioso premio Balzan e ha da poco pubblicato per i tipi del Mulino un libro dal titolo Il grande racconto di Ulisse. Abbiamo il piacere di averlo ai nostri microfoni. Fin da quando ero bambino, Ulisse è stato mio, diciamo, amico, mentore e tante altre cose, cioè l'ho frequentato fin da allora. Perché Ulisse ritorna continuamente al centro della riflessione sulla cultura occidentale? Ma perché è il centro della cultura occidentale per tanti versi lui stesso, essendo un modello che si ripete, diciamo, dalla Grecia arcaica fino ad oggi, è il modello del viaggiatore, dell'esploratore, insomma, tutte le cose di cui la nostra civiltà è erede sono già in lui. È anche il primo uomo, il primo eroe che pensa, mentre gli altri reagiscono impulsivamente, lui è il primo che reagisce solo dopo aver pensato, aver meditato, insomma. Quindi in questo senso è il nostro progenitore per tanti versi. Per lei l'Ulisse più autentico qual è? Quello dell'Odissea di Omero che ritorna a casa o quello dantesco che riparte e si schianta le colonne d'Ercole? Impossibile dirlo perché sono tutte e due veri, cioè gli impulsi ci sono tutti e due, e quello dell'Odissea ha fisso nella mente il ritorno, peraltro dentro questo ritorno però ci sono le parentesi in cui anche lui vuole vedere, conoscere, non so, vuole sentire cantare le sirene, vuole vedere il paese dei ciclopi, eccetera. Quello dantesco è l'estremo di questo impulso qui, e certo da questo punto di vista è più ancora l'antenato della civiltà moderna, di quella, diciamo, del Rinascimento, del Romanticismo, di tutto l'Ottocento fino ai primi del Novecento, insomma. Quindi tutte e due sono in buona misura complementari, anche se diversi su altri aspetti. E poi questo mito, questo archetipo, insomma, che ritorna sempre, è stato anche il protagonista di un'opera come quella di Joyce, che è, diciamo, l'apoteosi dell'uomo qualunque. Beh, Joyce rifà l'Odissea sostanzialmente, soltanto che la rifà dentro Dublino agli inizi del XX secolo, del 1904, e come suo protagonista, come Ulisse, ha un ebreo irlandese che si chiama Leopold Bloom, il quale compie la sua odissea girando per Dublino e poi ritorna a casa la sera molto tardi, sale le scale per andare nel letto coniugale anche lui, dove c'è la moglie Molly, che però è una Penelope che lo ha tradito 100 volte, però l'ha tradito ma rimane fedele poi nella sostanza fino in fondo, come rivela il suo sì finale, no? Quindi è un uomo qualunque. Probabilmente questa idea viene a Joyce dalla Repubblica di Platone, dove alla fine Ulisse appunto deve scegliere la sua incarnazione per la prossima vita, diciamo, sceglie quella di un uomo privato qualunque che rifiuta le avventure dell'Ulisse omerico. Quindi insomma è il grande epos moderno in un certo senso, ecco. Senta, lei è reduce recentissimamente dall'aver ricevuto il premio Balzan. Una domanda così che può apparire oziosa, ma a che serve la letteratura? A niente, ma a tutto. A niente, nel senso che materialmente parlando non serve a nulla, non è che dà profitto oppure produce automobili o altro. D'altro canto consente a noi di pensare, di sognare, di immaginare, insomma di fare tutto quello che siamo tenuti a fare per nostra costituzione umana. Serve a dirci ciò che è bello, ciò che è buono e ciò che è eticamente, diciamo, dovuto. Insomma, la bellezza è una entità inquantificabile. Per la bellezza si è combattuta la guerra di Troia, cioè per la bellezza di Elena si è combattuta la guerra di Troia. Quindi, come dicono gli anziani di Troia, quando la vedono arrivare valeva la pena che i troiani combattessero questa guerra per questa donna, no? E che è talmente bella da essere maledettamente, dicono, simile alle dee, a una dea immortale. Quindi la letteratura dice questa bellezza, insomma.